Ieri un collega di scuola mi ha chiesto come inserire un quarto menu orizzontale al tema PAS 2013 per siti scolastici con WordPress. In realtà, questa scuola desidera aggiungere al menu superiore, quello che inizia col glossario, al menu per soggetti, genitori, studenti, docenti, eccetera, e al menu inferiore, nel piedi pagina con i crediti, un quarto menu orizzontale. Per rispondere a questa domanda ci avvaliamo del lavoro fatto da Renata Durighello tempo fa, che ci ha consentito di implementare nel nostro modello i tre menu orizzontali che conoscete. Bene, vediamo un po' come fare. Il primo passo consiste nel modificare un file che troviamo in aspetto editor e che si chiama funzioni tema, functions.php. Vado un po' a scorrere verticalmente fino a che trovo quelle che erano le indicazioni di Renata. Menu 1, menu 2, menu 3. Si tratterà di prendere l'ultima, quella col menu 3, selezionare la riga, Ctrl C per copiarla, invio, Ctrl V per incollarla. E al posto del 3, naturalmente, mettiamo il 4. Questo vuol dire che se poi vorrò mettere un quinto menu, farò la stessa operazione mettendo menu 5. Aggiorno il file. Il secondo passo consiste nel creare il menu. Vado in aspetto menu, vedo una visualizzazione diversa rispetto alle versioni ante 3.6 di WordPress, ma con le stesse funzionalità. Cerco il link crea un nuovo menu, clicco e scrivo un nome interno, che nome diamo? Ad esempio un menu suborizzontale, un nome un po' infelice ci direbbe giustamente Alessandro, ma non è diciamo in questo caso, un termine che impatta nella comunicazione col cittadino proprio perché è a uso amministrazione. Ecco. Arrivati a questo punto noi dobbiamo mettere dei contenuti. Immaginiamo di mettere, non so, due contenuti qualsiasi. Non so, io ho fatto due file di prova, li metto lì, ma ovviamente sono semplicemente un esempio. A voi servirà mettere invece delle corrette voci a seconda dei bisogni della vostra scuola. Quindi create le pagine e inseritele poi come voci di menu, dopo averle selezionate e cliccato su aggiungi al menu. Fatto questo, sapete che voi peraltro le potete anche andare a modificare come ordine, potete anche cambiare le etichette di navigazione, mettere un attributo title esplicativo su quello che uno trova all'interno della sezione, insomma potete fare una serie di operazioni interne. Magari facciamo così, va? Chiamiamo voce di menu 1, scriviamo voce 1 la prima, ok, e un attimo che devo salvare, voce 1, perfetto, e la seconda la chiamiamo voce 2. Fatto questo, prima di salvare andiamo a diciamo, associare il menu suborizzontale al menu 4. In che modo? Impostazione del menu spuntando menu 4 e quindi salva menu. Bene, andiamo su gestione posizione e vediamo effettivamente che il menu 4 è associato al menu suborizzontale. Andiamo in visualizzazione sito. E vedete che però non troviamo nulla, anche se noi cerchiamo di aggiornare la pagina con un F5, la visualizzazione non contiene il menu. Perché? Perché manca il terzo passo fondamentale, che è quello di andare a comunicare a un apposito file che deve ospitare il menu. Dove mettiamo il menu? Beh, qui facciamo un esempio, ammettiamo di metterlo appena sotto il menu per soggetti. Quindi come zona si tratta di andare a modificare il file di testata, il file header.php. Bacheca,
aspetto editor e andiamo a visualizzare, cercandolo qua sulla destra, il file header.hp, cioè la testata. Per andare a fare la modifica, ci occupiamo di andare a copiare e quindi a prendere spunto da quello che è stato fatto da Renata per gli altri due menu. Scendiamo un po' giù, finché a un certo punto, vedete, troviamo qua uno script, quello che inizia con PHP, WP, NavMenu e finisce con il punto di domanda, cioè la chiusura del PHP. Copiamo tutta questa stringa, CTRL C, e ci spostiamo giù, fino sotto il secondo menu, che è questo qua, quello che è dentro la cosiddetta top bar, che è un menu più complesso, e che termina nella riga appena antecedente div id container. Invio, CTRL V e andiamo a depositare lo script. Questo script naturalmente va modificato dicendo che non si tratta qua di posizionare il menu 1, ma il menu 4. Anche la classe in questo caso può non esserci, la togliamo, lì serviva per dare delle informazioni aggiuntive al menu superiore che aveva tutti i contenuti sulla destra. Prima di passare alla fase successiva, andiamo a inserire però questo script che mi consente proprio il, diciamo, il richiamo, no, del menu 4 in quella posizione all'interno di un contenitore. In questo modo poi noi potremo lavorarci col foglio di stile. Minore div spazio id uguale, gli diamo un nome ad esempio menu quarto. Abbiamo aperto questo contenitore, ovviamente lo dobbiamo chiudere con minore slash div. Aggiorniamo il file e vediamo il risultato. Visualizza sito, vedete che voce 1, voce 2 correttamente vengono posizionate sotto il menu per soggetti. Tuttavia, questa visualizzazione non va bene. È corretto dal punto di vista semantico che le voci di menu siano espresse da voci di lista, perché di fatto le voci di un menu sono le voci di un elenco puntato, ma in questo caso non funziona la modalità di visualizzazione grafica, che vorremmo similare a quella sopra, quella con personale ATA, genitori, studenti. Come fare per ottenere questo? Dobbiamo lavorare sul foglio di stile. Quindi andiamo ancora in bacheca, aspetto editor e andiamo a visualizzare il file style.css. Andiamo un po' a memoria, quel menu da cui noi siamo partiti, no? Ricordate, quello appena sopra, scusate, quello per soggetto, aveva un contenitore che si chiamava top bar. Allora cosa facciamo? Andiamo proprio a cercarci con le funzioni del browser, modifica, trova, le parti che si riferiscono allo stile assegnato al contenitore top bar. Ecco che qua lo troviamo. E allora cosa facciamo? Andiamo a selezionare fino a che troviamo informazioni su questo elemento, che sono tutte fino a qua. Allora facciamo qua un CTRL C e siccome dobbiamo sostituire la parola top bar, la parola contenitore top bar con la parola contenitore menu quarto, per fare le cose in modo più veloce, andiamo magari sul block notice e andiamo a incollare lo script appena scritto e a fare una sostituzione. Modifica, sostituisci top bar con menu quarto. Controlliamo di avere scritto in modo corretto perché sennò non funzionerà nulla. Sostituisci tutto. Successivamente modifica, seleziona tutto, modifica, copia. A questo punto torniamo sul nostro foglio di stile, magari ci mettiamo un piccolo commento introduttivo che dice che attenzione, che qua
io vado a lavorare sul menu 4 e quindi il commento, no, nel foglio di stile è racchiuso all'interno di slash asterisco asterisco slash, e poi con un CTRL V riporto tutte le regole di stile che ho appena mandato, sono appena andato a modificare. Vado magari a ricommentare scrivendo fine menu 4. Bene, detto questo, aggiorno il file. Aggiorniamo il file e andiamo a vedere l'esito. Per vedere l'esito dobbiamo fare il refresh della pagina, l'aggiornamento della pagina, e notiamo che sembra sparito. Se io vado col mouse, però vedo che in realtà, no, queste due voci di menu si sono andate a allineare di fianco, no, in line si dice, ma non si vedono con lo sfondo corretto. Perché? Perché tutti questi nostri 12 modelli grafici con 12 modalità di colori diverse, combinazioni di colori diverse, usano due file di stile, il file style.css che copre il 95% delle regole e poi il file proprio del modello adottato che invece è personalizzato secondo la combinazione grafica prescelta. Allora andiamo in bacheca, in aspetto, editor, il nostro tema in azione era quello con il blu sfumato. Vado su blu sfumato e vado anche qui a cercarmi il top bar. Vedete che ho due informazioni, un background color e un color, cioè il colore di testo e il colore dello sfondo. Ctrl C, copio la parte sul top bar, Ctrl V e dove c'era top bar scriverò menu quarto. A questo punto io basta che io cambi il colore se non lo voglio anch'esso di blu scuro, no? Adesso qua dovrei andare a vedere l'esadecimale magari di un azzurro in modo da non fare dei disastri. Facciamo finta che noi abbiamo un logo, non so, rosso e blu, vogliamo mettere qua il rosso, mettiamo il rosso, i numeri, i colori principali si possono scrivere anche direttamente in inglese, se no nell'esadecimale mettiamo un bel red. Aggiorniamo il file e andiamo a vedere se è stato recepito. Sembra di no, ma alto, un attimo, dobbiamo ancora aggiornare. Aggiorniamo e abbiamo visto, e in questo caso io ho cambiato però il top bar, scusate, va bene lo stesso, torno indietro, ecco, ho messo il red qua e invece che il meno quarto, però naturalmente se voi ricambiate, mettete questo esadecimale al top bar e invece il red al posto del menu, per soggetti, il blu e l'azzurro vanno a scambiarsi.